Se è la prima volta che vedi questo video. Forse ti starai chiedendo perché parlo a voce così bassa. Bene, nell'info box troverai una piccola spiegazione di quello che è l'ASMR che mi sono permesso di rubare dalle info di Alasule ASMR. Ti saluto. Io sono Riccardo e ho veramente, veramente bisogno di rilassarmi perché avrei voluto fare questo video con un microfono che non sono capace ad usare, quindi andrò a restituire. Vabbè, visto che ASMR in una parola vuol dire rilassamento, spero di rilassare anche me stesso. Sono aperto a commenti e critiche di tipo costruttivo, perché è la prima volta che faccio ASMR. Un altro motivo per questo video è che siamo arrivati al 100° video di questo canale, quindi tanti auguri a noi. Parlando di cose felici, penso che alternerò un po' di whispering qui e là. E siccome nominerò i trigger nelle domande, vi lascio anche un link su cosa sono i trigger per quelli che non sono ASMR artist. Vi chiedo scusa se non saprò modulare la voce correttamente, ma come ho già detto, è la prima volta che faccio ASMR. In più, visto l'incidente del microfono, dovrò aggiustare il volume in fase di editing. Ma veniamo al tema del video. Arasule ASMR mi ha taggato in un video, che è un tag sull'infanzia, creato da Lonely Boy ASMRIDK. Vi lascio sia il canale di Monica che il canale di Giovanni, mi pare si chiami il ragazzo. E ogni tanto, come ho detto, alterneremo un po' di whispering. Prima domanda: la tua favola preferita è perché? La mia favola preferita, sapete che non ci ho mai pensato. Per i rumori intanto, ma fa veramente troppo caldo per la finestra chiusa. Penso che la mia favola preferita, rischiando di apparire banale, sia Cenerentola, perché in fondo tutti speriamo un po' nel nostro principe azzurro, nell'essere la ragazza o il ragazzo alla quale andrà quella scarpa. E tutti abbiamo un po' dei gatti personificati dalle sorellastre che vorrebbero che la nostra vita ci andasse male. Ti piaceva impersonare i personaggi delle favole? Se sì, quali? Non ricordo di averlo mai fatto, sinceramente, non ricordo. Qual era un punto di ritrovo nella tua città, barra paese, dove andavi per incontrare i tuoi amici d'infanzia? Che fatica tenere il whispering, ragazzi. Il titolo ve li metterò tutti e due, così poi sarà la verità. Dove incontravo gli amici? Per lo più a casa. Ho avuto un periodo di oratorio, ma mi sono integrato bene. Bene, sembra che abbia detto qualcosa. Triggers preferiti. Nell'info box troverete cosa sono i trigger. Quali ti piacevano di più? Preferivi ascoltarli in momenti specifici? Mi è sempre rilassato il whispering, che sarà banale, lo so, ma prima ancora di sapere che in gergo tecnico ASMR si chiamasse così, il whispering mi è sempre rilassato.
grande sogno. Scusate tantissimo per i rumori, scusate. Cosa eviteresti di fare se potessi tornare indietro nel tempo? E perché? Stare zitto di fronte ad alcune ingiustizie che ho subito e che hanno fatto sì che io, ancora adesso, mi stessi sudando la mia libertà. Ti è sempre piaciuto il tuo nome? Se no, quale avresti voluto avere? No, io dico sempre che l'unica cosa buona che ha fatto la mia famiglia di origine è quella di darmi un nome che io adoro. Mostra un oggetto legato alla tua infanzia e se vi è possibile, facci del tapping. Io non ho il libro originale legato alla mia infanzia, però. Caso ha voluto che io lo avessi vinto in uno di quei famosi gruppetti dei regali. E quindi, eccolo qui. È un po' polveroso. Non lo so se voi potrete vedere la polvere, ma se la vedete, vi chiedo, venia. Aggiungere anche un po' di rumore delle pagine, perché è vero il rumore delle pagine dei libri. Un altro trick che mi ha sempre rilassato. Non so se fosse stereo mod, ma ragazzi, questi sono i mezzi. Parla di un momento nostalgico del passato. Bene, per me è un momento nostalgico del passato. Può essere rappresentato dall'infanzia in generale, perché comunque sia la disabilità, come ho già detto in altri video, è meno percepita, meno spaventosa. Quindi ricevi più attenzione senza doverlo per forza chiedere. Questo è per me un momento nostalgico. Da piccolo preferivi la voce di quale genitore? Spiega il perché. Nessuno dei due. Tacca che vorresti assolutamente che lo facessi. Poi precisa che il tag è rivolto a tutti. Sì, non dovete essere ASMR Ares per fare questo tag, assolutamente. Può farlo chi vuole. Io però vorrei vederlo da... Aspettate, apro YouTube. Taglierò questa parte, visto che non ho potuto attaccare il microfono, aprirò YouTube. E vi dirò le persone dalle quali vorrei questo video. Vorrei vedere questo video riprodotto da L'Angolo degli Arcani. Poi e l'ultima persona che io taggo è Gisclery di Marito. Specifico, ragazzi, che non dovete fare necessariamente questo video in ASMR. Ho voluto
fare questo video in ASMR, uno perché sono stato taggato da una delle mie ASMR artist preferite, e due perché si trattava dello speciale centesimo video e quindi volevo fare qualcosa di speciale. Siccome condividerò questo gruppo nel gruppo ASMR Italia, avevo finito il tempo. Vi dicevo che siccome condividerò il video nel gruppo ASMR Italia, mi aspetto soprattutto pareri di ASMR artist decisamente più navigati di me. Vi saluto, spero che le persone taggate, ma anche non taggate, rifaranno questo tag. E ci vediamo al prossimo video. Fatemi sapere se può interessare un nuovo video in ASMR, che non sarà comunque il prossimo, ma è un altro tag che avevo pensato dopo il prossimo video.